Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti ragazzi, sono OrcuVerde e in questo video vi mostrò la nuova auto che Rockstar Games ha rilasciato questa mattina su GTA 5 Online. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollice in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram, e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questa nuova auto è la Benefactor Schlegen, auto sportiva a due posti acquistabile al prezzo di $1.300.000 sul sito Legendary Motorsport. Riguardo alle sue modifiche, a quest'auto si possono modificare i paraurti, paraurti anteriore e paraurti posteriore, poi si possono modificare i telai, le marmitte, poi le griglie, i cofani, poi ci sono queste 10 livree da poterli applicare. Poi si possono modificare gli specchietti, si può modificare il colore rivestimento, ovvero l'interno dell'auto, poi i tettucci, le minigonne, lo spoiler e poi si possono aggiungere le strisce parasole. E poi ci sono le altre e solite modifiche che si possono applicare ad ogni auto e veicolo. Auto carina esteticamente, soprattutto con un sacco di modifiche da poterli applicare. Adesso vi farò sentire il rumore del motore di quest'auto. Riguardo alle sue prestazioni, quest'auto possiede una buona accelerazione, un po' meno invece come velocità, in quanto pur essendo un'auto sportiva la sua velocità non è così elevata, la sua manovrabilità è decente e sterza abbastanza bene, abbastanza perché delle volte quando curvate l'auto tende a sbandare un pochettino. Però se ve la cavate con la guida in GTA 5 Online riuscirete tranquillamente a evitare un testacoda e riprendere il viaggio normalmente senza problemi. Nonostante le sue prestazioni decenti, vi consiglio comunque di non acquistare quest'auto, in quanto in questo momento su GTA 5 Online sono presenti molte altre auto sportive da poter acquistare che hanno prestazioni simili se non addirittura migliori e soprattutto che costano molto meno di quest'auto. Perché veramente ragazzi, quest'auto non è così male, ma non vale $1.300.000 che oltretutto sono solamente i soldi che andrete a spendere per acquistarla, senza contare poi i soldi che andrete a spendere per modificarla. Vi consiglio di acquistarla se siete collezionisti di auto e se possiedete molti soldi su GTA 5 Online, altrimenti lasciate perdere. Nel corso delle prossime settimane verranno rilasciate le altre auto appartenenti al DLC Arena War non ancora rilasciate su GTA 5 Online. Se volete sapere in anticipo quali auto saranno, compresi anche i loro prezzi, se non l'avete ancora fatto vi invito ad andare a guardare il video che ho caricato più di un mese fa sul canale. Lascerò il link di quel video
nella descrizione di questo video. E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate di questa nuova auto, se l'avete provata, se vi è piaciuta e se l'avete acquistata. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!